che si presta a suonare Indiana Jones con Valeria Grassi. Perché Fabrizio che... No, ecco. Fabrizio oggi non ha commenti. Tra l'altro con la frusta. Scusa, ma non ti sei vestita come Calamity Jeans? No. Sigla, vale tutto! Allora, se gentilmente ti spiace mi lasciare... Scrosto? Sì, scrostati. Brava, bene. Non lo volevo dice dire. Così. Però, no, vabbè, ormai tanto sono abituata. Allora, se ti piace. Mi buongiorno piace. Ai nostri ospiti. Buongiorno Rita Rusici, buongiorno Gene Gnocchi, buongiorno. Buongiorno. E io? Beh, ci siamo già salutati prima. Allora, iniziamo subito con gustosissime notizie dal mondo del web. Amici di Citofonare Rai 2, esistono davvero? La risposta è sì. Esistono le gare di sedie da ufficio, che non sono una realtà, ma una solida certezza. Davvero? Esistono veramente. Allora, ci sono persone che si ritrovano nel dopo lavoro per gareggiare in sella la propria sedia, così solo per il gusto di farsi prendere in giro e di rendersi ridicoli. Allora, la gara è nata in Giappone qualche mese fa, ma sta prendendo piede anche in altri paesi. Volevamo farcela mancare in Italia? No! No. Certo. E allora, così alla domanda, ma tu sei solo lì a scaldare la sedia? Tu, Paola, potrai rispondere sì, ma dopo ho una gara. Esatto. Allora, un grande applauso alla nostra amica Laura Pausini e Paolo Carta che si sono sposati. Auguri, auguri. Pensate, con la scusa di radunare tutti gli amici per festeggiare i 30 anni di carriera di Laura nazionale, in realtà gli sposi si sono presentati in abito da sposa e hanno detto finalmente sì dopo tanto tempo. Allora, Simona, ho letto recentemente una tua intervista. Sì. In tale intervista dici che ti vorresti sposare. Ecco, ti vorresti sposare. Quindi vorrei capire, l'aperitivo che hai organizzato dopo la trasmissione esatto. È un aperitivo aperitivo o mi devo presentare in abito da cerimonia? No. Ma giusto per sapere. È aperitivo aperitivo. Ciao Giovanni! Ciao Giovanni! Allora, la grande stagione di Belve si è conclusa con ottimi ascolti. Una brava, brava la Fagnani! Brava! Alla nostra belvona Francesca Fagnani. E proprio pochi giorni fa c'è stata ospite l'immensa Ornella Vanoni, che ha dichiarato, insomma, di avere... insomma, degli usi e dei costumi molto intimi. Lei usa appunto solo due paia di mutande, una nera e una bianca. Allora ho pensato, vista l'età ragazzi, di regalarvi una mutanda bianca a te Simona. Grazie. E un'altra mutanda nera a Paola. Ma sono contenitive queste. No, più che altro perché io non le uso più, sono passata direttamente alla terza L, per cui queste le potete tenere voi. Allora andiamo. Grazie. Invece in America, cosa succede? Ne stanno parlando veramente in tutto il mondo e non è Ether Parisi, pensate, ma Ben Affleck e Jennifer Lopez. Salutiamo Ben che ci segue sempre, ciao Ben! Alla cerimonia dei Grammy a Los Angeles pochi giorni fa, J-Lo e Ben Affleck sembra che abbiano avuto un piccolo diverbio. Ah, bene. Sì, assolutamente. Anche loro. E noi di Citofonare Rai 2 abbiamo il filmato originale. Prego, regia. Yeah, I gotta go, I gotta go. All right, I got... No, no, mom, no. Mom, it wasn't the actual devil. Yeah, I gotta go, I gotta go. All right, I got... No, no, mom, no. Mom, it wasn't the actual devil. Sì, bella scocciata lei, eh? Lei era parecchio scocciata, lui deve averle detto qualcosa che l'ha infastidita. Esatto, sicuramente. Sì. Allora noi, grazie ai potenti mezzi della RAI e al grandissimo budget di Citofonare Rai 2, abbiamo recuperato un esperto mondiale di linguistica che ha decifrato, pensate, il labiale dei due, ma soprattutto quello di Ben. Allora prego regia, andiamo a sentire. Io amo Valeria Gracci. Ma che ti sei rimbecillito, Ben? Al cuore non si comanda, eh? Io amo Valeria Grazie, Grazie. Certo, come no. Allora, bello. Siccome stasera da Fazio ci lo sarà so. Proprio Ben Affleck, lo so. Te lo chiederò. E guarda caso è proprio a Milano questo weekend Ben Affleck, eh? Per concludere torna, grandissima richiesta, è proprio anche il mondo del web che ce lo chiede, la rubrica della domenica. Oggi ci scrive Ripalta Grande da Cuneo per mandarci, pensate, la ricetta della famosissima bagna cauda, Una cosa leggera per inaugurare la prima settimana. Cosa? Bagna cauda. La bagna cauda. La conosci tu? Direi. Allora, prego la ricetta.
pigli 40 spicchi di aglio, mezzo chilo di acciughe, 27 litri di olio, ci fritti dentro tutto, e ci butti nella casseruola per 2 giorni. E quando il viola è pronta, te la mangi. Pronto? 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 Gioia, pronto? Zio Pa! Alziamo l'audio. Ma non va bene sta ricetta, ma chi ricetta fa? Allora, zio, non ti avevo detto di chiamare in trasmissione, dimmi velocemente che sto lavorando. Hai capito, ma scendi della montuia, troppo aglio ci mette. Ma 27 specchi d'aglio ci mette, non va bene. Zia Carmela da ricuoce come la faceva zia Carmela. Ma zia Carmela ancora è viva! E certo che è viva, mi è morta. Va bene, ne parliamo a casa, metti il tuo telefono, avanti! Ma c'è una montuia, cioè magari c'è la pizzeria. Ma cosa stiamo facendo? Grazie!